scuso. Direi che ci potremmo provare, senatrice, prego. Mi scuso, Presidente, per gli occhiali scuri, ma hanno congiuntivite e mi dà noia. Non c'è problema. Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, l'Italia da anni impegnata nelle missioni di pace. Pace e guerra hanno ormai lo stesso significato. Guerre con munizioni non convenzionali, all'uranio impoverito, centinaia di migliaia di vittime civili e militari. Sono stati contaminati paesi che si volevano liberare, Balcani, Iraq, Afghanistan. I nostri soldati sono stati esposti senza alcuna precauzione alla contaminazione. Hanno operato in quei luoghi con la stessa divisa che indossavano in Italia a mani nude, respirando la terra sollevata dai carri armati. I militari americani e inglesi portavano tute speciali, maschere e guanti. Sono un membro della commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito. Dati forniti dall'osservatorio militare, morti 45, quelli che si conoscono, 515 gravemente ammalati, alcuni terminali, tumori, leucemie, eccetera, completamente, signor Ministro, abbandonati dal nostro governo. C'è da non crederci. Né cure, né pensioni, famiglie rovinate, madri impazzite. Un'altissima percentuale di militari al rientro dall'Afghanistan, è notizia di pochi giorni, dopo i risultati alterati delle analisi, sono state operate alla tiroide per limitare i danni della contaminazione. Che futuro avranno? Questo cinismo, questo cinico disinteresse per la vita umana fa veramente paura. Oggi si chiede un sì al rifinanziamento delle missioni. Il no è chiaramente nella mia testa, nel mio sentire. Soldati tutti a casa. Ma oggi ci troviamo con le bizzarre e contraddittorie astensioni di una parte dell'opposizione. In più non posso dimenticare che ho preso un impegno con i molti che mi hanno votato, sostenere il governo Prodi. Quindi, con non pochi problemi di coscienza, voto sì. Chiedo però che una legge europea condanni chi utilizza armi inquinanti a pagare i danni causati a civili, militari e ambiente. Si indiscipla. Per concludere, senatrice Rame. La madre americana che ha perso un figlio in Iraq, sto finendo, è riuscita a mobilitare gran parte dell'America contro la guerra di Bush per il petrolio. Aspetto il giorno in cui tutte le donne del Parlamento italiano, in quanto donne e madri, si ribellino alla guerra che i governanti hanno nel loro DNA, votando un bel no alle cosiddette missioni di pace. Una pace che per ora non ha portato né liberazione né democrazia, ma concluda, senatrice. Dolore e morte. Di una certa importanza è il costo delle missioni in Afghanistan dal 2002 ad oggi: 300 milioni di euro a semestre, totale 3 miliardi e 300 milioni, aiuti alla popolazione 280 milioni e chiudo. Mi auguro inoltre che il nostro governo si impegni per la liberazione del manager di Emergency. Grazie, senatrice. Segreto afghano e dell'interprete di Daniele Mastrogiacomo. Grazie. Grazie.